Ancora un'altra tegola sul territorio della Costiera Amalfitana, in particolare di Vietri e del comprensorio salernitano. La interruzione improvvisa a causa di una frana della strada provinciale 75 purtroppo crea il disagio che già l'anno scorso fu creato. Però quest'anno c'è un qualcosa in più, almeno per la comunità vietrese. C'è anche la chiusura della strada della Pocatella e rispetto all'anno scorso attualmente nemmeno il collegamento su strada ferrata funziona. Per cui Vietri, per coloro i quali non hanno la macchina, è isolata rispetto a Salerno, perché nemmeno a piedi è possibile attraversare il punto laddove si è verificato il blocco del costone. È un'azione estremamente drammatica, situazione che ci ha già allarmato dal primo momento, tanto è vero che l'amministrazione comunale alle 18-19 abbiamo fatto una delibera di giunta con la quale abbiamo sollecitato non solo il prefetto a istituire immediatamente un tavolo tecnico, e di un quarto d'ora fa la notizia che ci ha convocato la sua eccellenza il prefetto per oggi pomeriggio alle 17:30, abbiamo chiesto ad Autostrade Meridionale di liberalizzare la tratta Salerno e Cava dei Tirreni. Speriamo che riusciamo in questo intento, perché come già si è verificato l'anno scorso la cittadinanza subisce un grave disagio ed un problema anche di carattere economico, perché per andare a Salerno e ritornare ci sono, almeno partendo da Vietri ed utilizzando la strada più veloce che l'autostrada, non solo l'impiego del tempo, non solo il consumo del carburante, non solo le code di traffico, non solo lo stress di camminare in autostradaggio, che è, per coloro i quali che non hanno il telepass, 2 euro per andare a Cava, 2 euro per andare da Cava a Salerno, 2 euro per arrivare a Cava e 2 euro per arrivare a Vietri, quindi 8 euro per un'andata ed un ritorno da Salerno. Spero e confido che dal tavolo tecnico da noi compulsato con la delibera di giunta di ieri sera praticamente esca qualche soluzione e che al più presto venga riaperta questa arteria, che è fondamentale per il collegamento di Vietri con la restante parte della provincia, in particolare con la parte a sud e verso Salerno. Spero proprio che non si ripetano più questi episodi. Purtroppo quella che è la prevenzione è molto difficile dalle nostre parti, non fosse altro perché non ci sono fondi. E poi, secondo quello che fu una descrizione di un noto geologo, la Costiera Amalfitana è da considerarsi sfasciume pendulo sul mare. Speriamo di riparare questo sfasciume.